Questo programma è offerto da Callaghan Adaptation, la scarpa più comoda del mondo. La scarpa Callaghan Adaptation Total, grazie al suo sistema unico al mondo, si adatta alla pianta del piede e con una distribuzione omogenea del peso, riduce del 50% la pressione sul tallone e sulla zona dei metatarsi. Grazie a Callaghan Adaptation, i tuoi piedi tornano a sorridere. Migliora la tua salute camminando con Callaghan Adaptation. Appizzonauti, media musicali di Ernesto Giannotta. Il gusto che suona è Appizzonauti. Piazza Vittorio Emanuele II, Catania. Telefono 095 35 23 711. Centro commerciale edile, smontaggio amianto e bonifica sito, linea vita, sistemi anticaduta, lavorazione ferro, trasporto conto terzi, materiale edile, strada provinciale per San Giovanni Galermo, 167 a Mister Bianco, Catania. Per sopralluoghi preventivi gratuiti, telefona 095 744 2740. Il tuo centro commerciale edile, www.ccedile.it. Baccalluzzo Eventi, la pirotecnica scenografica. Lo spettacolo si veste di oro solo da Baccalluzzo Eventi, via Enrico Pantano 47, Catania. Telefono 095 715 0414. All the old paintings on the tombs, they do the sun dance, don't you know? If they move too quick, they're falling. Radio Ritratto. Pennellate dal mondo VIP. Le interviste di Globus Radio Station. Bentrovati su Globus Radio Station. Antonella Guglielmino è? Onia Nicolosi, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te, come va? Bene, bene, bene. A posto? Sì, a parte il colore che insomma mi sembra dai, un po'. Però meno male che ci sei le tu che c'è il rosso. No? Tu c'hai il rosso per cui... Ti ricordi Stendhal? Sì. Ecco, ma... come no? Io e Stendhal... Eravate così, ho capito, in un periodo non sospetto, insomma. No, no, infatti. Infatti, ma anche nella, perché... Nel seconda o terza vita devo vedere un po'. Ah, certo, dobbiamo fare un quadro in maniera tale da capire bene cosa... A proposito di libri? A proposito di libri, che abbiamo oggi? Abbiamo Adriano Di Gregorio. Salve. Ciao, ben trovato. Grazie. E Alfio Grasso. Ben buonasera ritornato. Allora, grazie. Allora, diciamo che Adriano ha scritto un bellissimo libro che si chiama Il peso della verità e il buon Alfio ha pensato bene di pubblicarlo, infatti è l'editore Algra, Edizioni Algra. Sì, ecco. Giusto. Beh, giusto. Cartellino? Cartellino 10? 10? No. 10 ma anche qualcosa in più. Ah, vabbè, ma ragazzi. Almeno un 10 più. Ah, ok, va bene, per questo va bene. con certo. Lode e bacio in fronte. Cioè, qua. Sì. Va bene. Allora, Il peso della verità, quando nasce questo libro? Il libro è stato ideato intorno al 2011-2012. Mm-hmm. In seguito ho già pubblicato un primo romanzo, è andato abbastanza bene oltre le attese e ho deciso di continuare. E quindi, diciamo, in un paio d'anni l'ho confezionato. La prima fase della scrittura è sempre quella più veloce, poi vado molto a rilento per rileggerlo. C'è la limatura che è quella sì, più... Sì, mi porta via molto più tempo la limatura, perché lo leggo... Senti, ma il genere, anche il primo era così? Sì, 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 sì. Cioè, diciamo che il genere il giallo, è un sì, giallo, sì. No? Sì, 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 sì. E perché hai fatto la scelta di ambientarlo nella costa ionica? Siciliana, chiaramente. E questo è stata una felice intuizione dell'editore Alfio Grasso, ma anche della direttrice di Collana, Rita Pennisi, e di
Orazio Caruso, perché in un primo momento non era ambientato in questa zona. Io il primo romanzo l'ho ambientato nella nella Sicilia sud orientale, Ragusa. Perché tu sei siracusano? Sono siracusano di nascita, ormai abito a Catania da 30 anni, insomma, Siracusa è adottato. Quindi. Sì, ormai da praticamente da sempre. E, no, il primo romanzo era ambientato lì per una ragione ben precisa, perché era legata a quelle vicende e a quei luoghi. E poi ho continuato, però in realtà appunto Rita Pennisi mi ha suggerito il giallo siciliano, l'ambientazione di Montalbano, poi sarebbe stato un po' troppo forte il legame. Ti stavo facendo proprio questa domanda, ti stavo dicendo quando Camilleri ha inciso nella tua scelta anche di scrittura. Che poi Camilleri in realtà non lo ambienta nel Ragusano, è l'ambientazione televisiva. Sì. Perché l'ambientazione di Camilleri è nell'Agrigentino, effettivamente sì. Poi però è chiaro che Camilleri lo immaginiamo immediatamente a Ibla. E infatti a Ragusa, Ibla, sì, Modica, poi tutte quelle zone lì poi sono state scenario, diciamo. E invece Alfio Grasso, tu quando hai letto questo libro cosa hai fatto? Anche un'altra intuizione? Assolutamente sì. No. Ma mi sembra, sbaglio, tu preferisci i gialli, mi pare di capire. Beh, no, è una coincidenza in verità, perché siamo stati qui qualche settimana fa con un altro nostro libro che era più un thriller che un giallo, vero. Mi riferisco a Pietralavica di Paolo Sidoti. No, in verità quando è arrivato in redazione il libro di Adriano, l'ho letto personalmente, ho detto questo libro è sicuramente un libro da pubblicare e quanto prima, ed effettivamente così è stato. È un giallo che ha tutte le caratteristiche, se vogliamo, anche del giallo siciliano, visto che ne parlavamo poc'anzi. Giusta l'intuizione di Maria Rita Pennisi, direttrice della collana, insieme a Orazio Caruso, la collana Fiori Blu, nella quale è inserito il libro. È giusta l'intuizione, perché in questo modo siamo riusciti a creare una nuova ambientazione, un po' diversa da quelle più note. Ci spostiamo anche dal catanese stesso, proprio è tutto ambientato, ecco, sulla costa ionica, e sicuramente, almeno mi auguro, questo poi ce lo potrà confermare l'autore, potrebbe essere anche l'occasione per creare un nuovo personaggio, ecco, in quello che è il mondo letterario del giallo siciliano, e mi riferisco al nostro commissario Battaglia. E infatti stavo parlando, ma il commissario Battaglia, quest'uomo che ha un problema di fondo dell'anima, come è venuta fuori l'ispirazione? C'è un po' di autobiografia oppure no? No, in questo senso no. Io ho cercato di abbattere i cliché televisivi, perché vediamo in questi telefilm, ma anche nei libri, più che nei telefilm, questo personaggio che è un duro, sia in azione mentre lavora, sia nella vita privata, ha sempre un problema di sottofondo, però è un duro anche lì, come se non riuscisse a piangere, non riuscisse a commuoversi. In realtà Battaglia è un uomo vero, perché è una persona decisa nel lavoro, però è una persona fragilissima nella vita privata, con tutti i suoi problemi, una persona di tutti i giorni, non è il divo televisivo che in ogni caso fa le indagini legate quasi sempre a un membro della famiglia, ma in maniera asettica. Lui sta male molto dal punto di vista. Cosa combini, Alfio Grasso? Sta distruggendo tutto. Pazienza. Mi sono emozionato. Sì, guarda. E quindi è un personaggio vero, un personaggio come tanti altri, perché non siamo mai... Ma quando tu hai fatto scrivere il romanzo, hai preso spunto da qualcosa che ti ha colpito particolarmente? No. Ho messo insieme tante piccole cose, tanti personaggi reali, tante situazioni, e poi è venuto fuori Battaglia. Però io quando inizio a scrivere non so mai dove vado a finire. Ho capito, quindi getto, getto. Sì. No, mi veniva in mente così, guardando il titolo, no? Ma questa verità è così pesante? È pesante o è leggera? La verità è pesante, però non possiamo dire nient'altro, no. Perché è legata allo svolgimento. Tralasciando, diciamo, il libro, la verità per te com'è? Pesante o leggera? Farei una citazione pirandelliana, nel senso, la verità non esiste. Io insegno italiano e storia al Brunelleschi di Acireale,
lo cito perché la mia preside ci tiene sempre. Certo, ma la salutiamo, salutiamola. Ovunque vado, mi ha detto l'altra volta, devo presentare alla Feltrinelli, mi ha detto sì, ti do il giorno, però l'importante è che citi Brunelleschi. Sarà contento adesso. E non mi ricordo la domanda. Se per te la verità è leggera o è pesante? Io quando inizio il corso di storia, ai miei alunni, anche quelli del biennio, insegno italiano e storia, sì, faccio sempre una citazione, nel senso, immaginate che ci sono due ragazzi che si lasciano, il primo, il ragazzo, va a parlare con l'amico e gli racconta com'è andata la sua versione, benissimo, diciamo, no? Poi viene un'ora dopo, viene la ragazza e racconta la sua versione, è completamente diversa, ma nessuna dei due mente. Nessuno, tu dici, sono dei punti di vista differenti, sono due verità. Sono due verità. Nessuno può dire che uno mente. Certo, perché sono due punti sono di vista. Sono due verità completamente diverse. E la storia è questa. Un libro di storia è un punto di vista. Certo, io mi ricordo che quando feci un, diciamo, un'affermazione del genere al mio professore di gnoseologia all'epoca, me ne ha fatto proprio, mi ha fatto fare una brutta figura. Parlando, diciamo, sì, della sì, conoscenza, sì, o comunque sì, della verità, sì, che certo, è relativa. Certo. Insomma, lui, essendo un prete, non poteva, non poteva, diciamo. Lì è chiaro che la verità però è mia... Non diciamo posso dire la parola, no, perché c'è bip. No. Te lo sei meritato. Me lo sono meritato. Cioè, la verità serie è una, quella. Certo, però, basta più. Però? Se posso trovare un punto d'incontro col libro del quale abbiamo parlato l'altra volta e col libro del quale, certo, parliamo stasera, Il peso della verità di Adriano Di Gregorio, posso dire che in entrambi i casi la storia è una continua ricerca della verità. Cioè, l'obiettivo di entrambe le storie, sebbene su due binari assolutamente totalmente diversi, diversi, però è quello, l'obiettivo è quello di cercare la verità. Ma io mi chiedo, scusate, dato che lui è l'editore, per te la verità cos'è? Scusami, hai pubblicato due romanzi, un thriller, sì, e un giallo, alla ricerca della verità. Ma allora per te la verità cos'è? La verità, allora, la mia concezione di verità non si differenzia moltissimo da quella di Adriano. Ognuno di noi cerca forse la propria verità, anche perché quando trova la verità degli altri molto spesso non gli piace ed è convinto di, certo, cercarne un'altra. Certo. Ed è forse per questo che l'uomo è impegnato da quando ha messo piede sulla terra in questa continua ricerca, appunto, della verità. Perché molto probabilmente spesso la verità assoluta è qualcosa di assolutamente irraggiungibile per certi versi. Esistono le nostre verità, esistono le verità degli altri e molto spesso trovare un punto d'incontro non è così semplice. Quindi la verità, secondo me, è quasi un obiettivo per cercare di migliorarci, per cercare di crescere, per cercare di... È un qualcosa a cui tenere, diciamo. Esattamente, per cercare di non appiattire, come dire, le nostre risorse anche intellettuali, culturali. Sì. Adriano, leggevo che i personaggi, diciamo, a prima vista sembrano completamente slegati, no? E poi invece, man mano che, insomma, ci si addentra nel romanzo, ci sono, sì, questi legami che, sì, poi costruiscono tutta la storia. E come mai l'idea così di... Questa è una tendenza letteraria, una moda letteraria che proviene dai grandi giallisti svedesi. Che, Camilla Lagerbach. Larsson, che presentano i personaggi, magari tu, sì, ti affezioni ad un personaggio per 20-30 pagine e poi sparisce, sì, e poi ce n'è un altro, gli uomini odiano le donne, gli uomini che odiano le donne, sì, sì. E inizia così e poi magari quel personaggio scompare e ne compare un altro per altri 50-60 pagine e poi alla fine però ogni personaggio è un tassello. Nessuno fa parte di un puzzle, sì, più, sì, grande, sì, che, sì, alla fine si incastra. Sì, sì, sì. Però questa cosa poi ovviamente ti dà sempre la voglia di andare quando avanti. Quando scrivi tu, di notte o di giorno? Perché per ideare una cosa simile, secondo me scrivi di notte. Allora,
dimmi, scusatemi, vai. Se prego, aggiungo una cosa. Hai facoltà di parlare. Grazie. Prego. No, solo per dire che non è solo per questo che scrive di notte. Vabbè, a prescindere dalla scuola, chiaramente. Allora, scuola, famiglia. Il pomeriggio non riesco a scrivere, che ho due bambini piccoli, che sono dei diavoletti, impossibile. L'anno scorso avevo tante ore buche a scuola, e quindi avevo 7-8 ore buche, mi prendevo il tablet e scrivevo. Invece la fase della revisione, quest'anno, litigando con la mia compagna, la faccio la notte. Dalle 10, 10 e mezza, 11 in poi, perché non ho tempo, altrimenti non riuscirei ad andare avanti, assolutamente, mandare avanti il nuovo progetto letterario. Assolutamente. Che attendiamo tutti con ansia. Sì, infatti stavo... Ma io mi chiedevo, quando vediamo. Dormi? Quando dormi? Allora, sono rimasto talmente tanto... spaventato dalla nascita della mia prima figlia, che ho imparato a non dormire. Ah, e ma quindi, dai. E quindi dici che ci si abitua? Sì, ah, poi ci si abitua, sì. Che facciamo? Ci ascoltiamo un po' di musica? Sì, dai, poi la pubblicità, andiamo. Nuovamente in studio su Globus Radio Station con Alfio Grasso e Adriano Di Gregorio, il peso della verità. Allora, quanto leggi di cronaca? Perché io so che questo libro parla dell'uccisione di un extracomunitario. Sì, cronaca leggo tanto, ma ormai ho abbandonato il cartaceo del tutto, e quindi leggo praticamente online. Sì, il cartaceo non si può abbandonare. E lo so, ma è la cosa più breve e più semplice. Certo. Hai ragione. E poi è facile online confrontare molto velocemente le varie testate giornalistiche. Questo sì, questo è vero. Beh, del resto per i quotidiani forse sì, sì. Questo è vero. Magari i libri. No, io parlavo di libri. Infatti, no, io leggo anche sul tablet. Sì, tutti mi dicono: guarda, è fantastico. Io ancora riuscita. Il futuro è lì. Sì. Ma noi siamo un po' così, vero? Un po', io un sono po'... proprio antica. Ecco. Sì. No, mi è piace chiaro la che carta. Il gusto del libro è un'altra cosa, però in un tablet tu allora, è anche vero che libri. A un certo punto casa mia, le mie librerie stanno gridando pietà, non ce la facciamo più. E quindi è chiaro che tu non puoi, a un certo punto dovrò smettere di comprare proprio il cartaceo, però il cartaceo ti dà la sensazione, cioè tu sul comodino, l'odore, sul e comodino, poi fai gli appunti e al margine. Sottolinei le cose che ti piacciono, che sono così. È una questione di sensi. Ecco, bravo. Esattamente. Il cartaceo riesce, come dire, a mettere in moto altri sensi che purtroppo il digitale non... E ce li stiamo perdendo. Eh sì, ma non abbiamo speranza, perché il futuro è quello, lo non si discute su questo. Senti, vabbè, saremo dei nostalgici. Bravo, sicuramente. Il pezzo della verità 2... Sto scrivendo un altro romanzo, al momento si intitola La maga e il talismano, poi vediamo, litighiamo. La maga e il talismano. Senti, ma Alfio Grasso, nella scelta del titolo, quanto ha inciso? Cioè è stato tipo un po'... Secondo me è un pochettino... Si sono guardati con uno sguardo... Sì, perché secondo me lui... Allora, parlo io, parli tu. No, parla tu. No, prego, parla tu. No, vabbè, allora, in verità, intanto solo una piccola parentesi a proposito del digitale. Io coglierei l'occasione per annunciare l'uscita a breve anche della versione ebook del peso della verità. Mamma mia, hai meraviglioso. A proposito. Forse sarà proprio il tuo libro come ebook, perché io già il tuo cartaceo ce l'ho, però dovrò andare a scartabellare e vedere. Questa sarà una delle novità Algra per il 2015, è la versione ebook dei libri, che comunque usciranno anche rigorosamente in versione cartacea. Per quanto riguarda il titolo, allora devo dire che Il peso della verità è il titolo originale del libro di Adriano, però da quando è entrato in redazione a quando poi è uscito libro, ci sono stati diversi passaggi. Io poi avevo pensato di mettere, scusami, sì, prego, prego. Il gioco dell'acqua e del secchio, perché è una metafora della vita, cioè in battaglia ricorda un gioco che faceva da bambino con un secchio, con l'acqua dentro, gira talmente tanto velocemente in modo tale da non far uscire l'acqua e quindi la ruota gira eppure tutto riparte come prima. Ricorda questo gioco, c'è una pagina su questo gioco dell'acqua e del secchio, volevo mettere questo, il gioco del... però in realtà, pensandoci bene,
ragione Alfa, era troppo lungo dal punto di vista editoriale. Certo. Il gioco dell'acqua ricorda troppo Camilleri. Sì, infatti stavo le forme dell'acqua. Guarda, sta sorridendo sotto i baffi nella serie, sì. Il gioco del secchio mi sono opposto perché sembrava una multiservizi. No. E quindi abbiamo detto, insomma, lasciamo il peso della verità. Secondo me è esplicativo. Tra l'altro, oltre il giallo, c'è anche una storia d'amore in questo libro, no? Sì, 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 c'è una storia. Quindi diciamo che riusciamo a no? Una. Il personaggio è complesso, è problematico. Anche insomma. Cioè, è un altro di quei maschi, insomma, di però, vabbè, maschio anche sicuro. Maschio sicuro. No, lui il problema di Battaglia è che sta sempre con una donna accanto, ma non perché è un femminaro. Perché non ce la fa stare da solo. Benissimo, non riesce a stare da solo. Povero. veramente, guarda, è da compatire in questo caso. Povero, sì, povero. Sì. Perché magari Perché? Ma è così, lui insieme alla storia d'amore porta con sé questa voglia di famiglia, diciamo, e che però una donna accanto, sotto qualunque forma, fidanzata, compagna, amica, che però deve stare accanto a lui, altrimenti non sta bene. È un personaggio appunto problematico dal punto di vista della vita privata e c'è questa perenne ricerca. Poi all'interno di questo romanzo troverà la donna giusta e nel prossimo romanzo c'è anche un'evoluzione del rapporto. Ho capito. Ma quindi il prossimo romanzo sarà la seconda puntata? No, è diciamo una storia a sé stante, sì. Però ci sono dei leggerissimi richiami a quello precedente. Ah. Io spero diciamo, chi legge il secondo lo capisce senza aver letto il primo. Questo è il mio intento. Però dobbiamo farlo leggere a qualcuno che non ha mai letto il primo per sapere questo. Poi certo, cioè, voglio dire, si può cominciare veramente a questo punto con la collana, no? Cioè, cominciare o no? Abbiamo un Ken Follett 2. Ken Follett 2. Cominceremo adesso nel 2016 serie di libri ogni due anni. Ken Follett. E poi magari chissà. Ma sai, non è una cattiva idea, perché ad esempio io che sono una lettrice di Ken Follett, io ho aspettato che uscisse il terzo tomo e anche se è un tomo che io lo guardo e dico ma quando lo devo aprire, però ce l'ho sopra il comodino perché sono una lettrice appassionata di Ken Follett, mi piace la storia, mi piace come racconta. Splendido, e infatti, quindi chissà. Chi ha letto Adriano Di Gregorio dice la stessa cosa. Eh sì, lo so che ci sono. Tra l'altro i personaggi sono particolarmente ben definiti. Sì, questo sì, indubbiamente. Il commissario Battaglia è insomma un bell'uomo, no? Questa è una cosa che mi è stata rimproverata, ossia? Da una mia lettrice. Io non lo descrivo. Fisicamente? No, è alto, impostato. È massiccio. Vabbè, sì. Altezza, mezza bellezza, per cui... Però sì, no. Però in faccia nel primo romanzo non lo descrivo. Invece in questo nuovo, La Maga e il Talismano, mi sono riproposto di descriverlo. Innanzitutto... gli ho fatto un mazzo di capelli così, perché ecco. Chiunque pensa giallo, Camilleri, la tigna no. E quindi c'ha, diciamo che è un riccio abbondante. Sì, sì. Ecco. Pensavo addirittura rasta invece. No, e questo sì, per differenziarlo, però okay. Lo descrivi, ho capito. Alfio, ti devo fare per forza questa domanda. Purtroppo sì. Una settimana fa circa a Parigi è successo una cosa pazzesca, perché una cellula di Al-Qaeda sono entrati in una redazione di un giornale satirico, un settimanale, e hanno ucciso tutti quelli della redazione. Cos'è per te la libertà d'espressione? E se... cioè è una cosa fattibile oggi, specialmente in una città come Parigi, che è la Ville Lumière per eccellenza? Beh, allora, io molto spesso quando parlo del mio mestiere dico sempre che il libro, o comunque in generale l'espressione artistica, è l'unico spazio che ci rimane per la nostra libertà. L'unico. È l'unico nel quale riusciamo ad essere veramente liberi. Quando... Tra l'altro, per di più si tratta di satira, c'è una libertà in più. Certo. E allora va bene, è giusto, naturalmente il rispetto, è giusto tutto. Però se ci viene tolta anche l'ultima libertà che ci è rimasta, perché è davvero l'ultima libertà, certo, che ci è rimasta, allora io comincio a temere, prima ancora che come editore, come uomo. Certo, come persona, purtroppo, esatto. Hai ragione. Adriano, e allora,
battaglia, l'amore e poi c'è il mare. Questi tre elementi come si fondono insieme? Il mare è un luogo dell'anima, è la proiezione di ciò che si vorrebbe essere. Il mare rappresenta tutto, sia il mare in tempesta, sia il mare calmo, l'estate, il calore, e quindi rappresenta una proiezione del proprio stato d'animo. E poi scrivere un libro scritto da un siciliano ambientato in Sicilia non si può mettere il mare. Sarebbe un delitto. Questo è vero, questo è vero. E quindi il mare ci sarà sempre, almeno nei miei romanzi ci sarà sempre. Non posso scrivere un libro ambientato in Sicilia senza il mare. E poi è chiaro che non si può mettere nemmeno l'amore. L'amore, l'aspirazione all'amore, sono la terra e l'amore sono, diciamo, due forze che molto forti del proprio animo. Ma tu ti sposteresti in un'altra parte d'Italia nel caso in cui a un certo punto Alfio Grasso dice io basta, sono arrivato, e allora non lo so, a Francoforte, a Parigi, nel resto del mondo per amore del tuo libro? Forse sta per sì. Uccidere Alfio Grasso. Ma non per amore del libro, nel senso io penso che innanzitutto il lavoro, io sono insegnante. Sì. Per fortuna il libro è un hobby, sta andando bene, sono contento, però è un hobby. Io penso che la dignità dell'uomo provenga anche dalla dignità del lavoro. Quindi se... Grandi parole le tue, è vero. Quindi se io mi fossi trovato in una situazione disperata dal punto di vista lavorativo sarei partito. Piuttosto che stare qui a ciondolare sarei partito senza ombra di dubbio. Per fortuna, insomma, dal punto di vista lavorativo sono di ruolo, ormai è il mio 17° anno di servizio, quindi da questo punto di vista non è un problema. Però il legame con la terra, per questo dicevo un luogo dell'anima, puoi portarlo dentro sempre, non c'è bisogno che... Poi la Sicilia... Ma la vista del mare no? Hai bisogno di vedere il mare? La vista del mare no, però ci sono tante altre cose che... Noi siciliani in realtà queste cose ce le portiamo dentro, sì, è un legame fortissimo, benissimo. Come i sardi. Sì, sì, comunque partirei. Sì. Quindi Alfio Grasso, attento, perché qua... non so se mi spiego. E siccome siamo in radio andiamo ad ascoltare I Don't Care e poi la pubblicità. Radio Ritratto, pennellate dal mondo VIP con Di Gregorio e Grasso, parliamo del peso della verità, il peso dell'oro, cioè, perché la verità è come l'oro, è abbastanza pesante. Nel libro parli anche dell'omicidio della madre di Battaglia. Di Battaglia, sì. Come mai? Diciamo che c'è questa differenza cronologica, le vicende si svolgono, diciamo, in questo periodo, 2009-2010, e però poi alla fine, indagando sull'omicidio di un ragazzo senegalese, piano piano si ritrova ad indagare dell'omicidio della madre, un omicidio strano avvenuto per caso. Qui c'è anche una riflessione sul caso, che è uno dei protagonisti del libro, perché la madre aveva un appuntamento col padre e poi per un attimo si è ritrovata nel momento sbagliato, al posto sbagliato, e quindi è stata colpita da quello che si chiama proiettile vagante. E questo attimo ha condizionato la vita di Battaglia. Da farlo diventare, cioè, un uomo con una doppia personalità? Sì, sia nella vita privata, ma anche poi, insomma, nelle indagini. Probabilmente questo sarà l'evento che dovrà risolvere, no? Dentro... Però... Presentare un giallo è sempre complicato, perché forse sto dicendo troppo. Sì, infatti, stavo dicendo sfermati, sì, 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 bisogna sì. Dove possiamo acquistare il peso della verità? Questo è meglio. Beh, naturalmente in tutte le librerie è possibile trovarlo o eventualmente prenotarlo. Dove? Serenamente. Su? Su Catania. Mm-hmm. Ma non solo, mm-hmm, assolutamente, la distribuzione è comunque nazionale, per cui è possibile, se non magari trovarlo immediatamente, però prenotarlo in qualunque libreria d'Italia. Inoltre è possibile trovarlo su tutte le librerie online, quindi su Amazon IBS, naturalmente anche sul sito della casa editrice.
che posso ricordarlo, certo, è www.algraditore.it. Non ci mancherebbe che non lo ricordi. Tu sei Algra, quindi. Ma io sono Algra. Non c'è che fare. Senti un po', e la tua prossima presentazione quando sarà? È il 10 di febbraio, saremo alla Feltrinelli e comincio ad incontrare dei ragazzi, incontro i ragazzi del Cutelli. Però con le scuole abbiamo messo su un progetto che potrebbe andare avanti. Poi penso andremo a Giarre, al liceo classico, non abbiamo fissato ancora la data. Però insomma state seminando in questo senso. In programma diciamo ci sono degli incontri con le scuole. Sì, sì, sì. Poi non è vero che i ragazzi non leggono. I ragazzi leggono tanto, il problema è che non leggono quello che gli dicono gli insegnanti. Comprensibile. Probabilmente non i classici, diciamo. È comprensibile che i ragazzi non leggono i Promessi Sposi. Però se leggessero come me i Promessi Sposi, una cosa simile, insomma, quando avevo 13 anni mia madre, anzi la mia madrina che ama molti libri, mi regalò un fumetto dei Promessi Sposi e io sono arrivata al liceo già pronta, però chiaramente con una visione un po' diversa perché era un fumetto tutto sui Promessi Sposi che aveva un nome, nome diverso, quindi bisogna sapere approcciare i ragazzi alla lettura anche in una maniera diversa. Sì, questo è fondamentale. Perché portare un ragazzino di seconda media a vedere il teatro Pirandello, quello non entrerà mai più in un teatro di tutta la vita. Leggere dovrà, diciamo, metabolizzare lo shock, sì. Ovvio. Certo, e questo è chiaramente non per Pirandello. Voglio dire, i Promessi Sposi comunque, insomma, diciamo certo. No? Apprezzerà Pirandello dopo qualche anno, probabilmente. Sì, però i ragazzi associano teatro noia. Ma io credo che il problema sta nel fatto che siccome lo devono fare a scuola, per cui lo devono fare per forza, la cosa che loro scelgono invece, e la scelgono loro, ovviamente viene più facile da leggere. Ma si può fare leggere qualunque altra cosa, si può fare leggere a scuola, sono si d'accordo. Può fare tantissime cose. Certo, io i Promessi Sposi non li faccio leggere, ma non per i Promessi Sposi, no. Chiaramente. Perché c'è Lucia che è un po' inchiappata, diciamolo. Diciamolo, cavolo, è inchiappata. Cioè noi lo diciamo tutto il tempo, ma questa è inchiappata, ma che si non capisce, non capisce. Ecco. Non è una donna dei nostri tempi, ecco, quindi decisamente no. Ecco, è diventato tutto rosso. Cioè era meglio, è meglio Francesca di Dante. Certo, decisamente sì, che bello. Senti un po' invece, tu che cosa sai, cosa bolle in pentola per Algra? Ah, allora, in questo mese siamo in uscita con un po' di libri. Ah, un po', non uno, due, un po'. Un po' di libri, sì, ci ha preso gusto. Sì. Allora, abbiamo un saggio su Pietro Germi che uscirà brevissimo. Abbiamo un altro libro, un altro romanzo di Lia Messina che si intitola Gli anni d'argento. Abbiamo un altro romanzo di una giovanissima autrice, Maria Eleonora Palma, che si intitola invece I porcospini possono volare. Abbiamo un libro sui pecchi catanesi. Sui pecchi catanesi, catanesi, cioè sui proverbi, sui soprannomi. Sui soprannomi catanesi, a firma di Santo Privitera, che uscirà a breve, che si intitola Giammerghi di Sita. Ma mamma mia, scusami, ripeti? Giammerghi di Sita. Oh mamma mia. Che io non so nemmeno cosa sono. Che significa? Giammerghi sono dei cappottini, in buona sostanza, dei cappotti di seta. È la prima volta che lo sento. Ed era un modo in cui con il quale chiamavano appunto i catanesi, insomma... È un pecco, ecco, per intenderci. Ho capito, ma renditi conto. Da noi pure, cioè dal paese dove vengo io, ci sono Mister Bianco, ci sono pure dei pecchi un po' particolari. Uno, tra l'altro, invece particolarmente volgare, che non lo dicono. Non però si può dicono, dire, siamo fascia dico, protetta. No, non lo dicono, non lo dicono nemmeno loro, perché è troppo forte. E allora, che ne so, lo chiamano Turi Malaparola. Perché non si può dire, ma la parola. Ho capito molto così, bene. Giusto per era una curiosità che non interessa a nessuno. Un pecco che veniva attribuito appunto ai catanesi. Ah, ho capito, mai sentito. Bene, si fa una cultura uno. E pubblica tanto nel 2015, perché nel 2016 ci sarà la maga. Sì, assolutamente ci sarà la maga del talismano. Comunque, e poi noi ci ritroviamo qua. Tutta un'altra serie di libri in uscita. Adesso non li cito tutti, ovviamente. Certo. Ne ho citato giusto qualcuno, però c'è tanto. Bolle tanto in pentola, ecco. Benissimo, e allora siamo in chiusura. Io vi ringrazio di essere stati qui con noi. Grazie ad Adriano Di Gregorio. È stato un piacere. Grazie ad Alzio Grazia. Grazie al Paese della Verità. Ci rivediamo alla prossima. Ciao, grazie. Ciao, Mia. Ciao. Ciao.
Radio Ritratto. Pennellate dal mondo VIP. Le interviste di Globus Radio Station. Questo programma è offerto da Callaghan Adaptation, la scarpa più comoda del mondo. La scarpa Callaghan Adaptation Total, grazie al suo sistema unico al mondo, si adatta alla pianta del piede e con una distribuzione omogenea del peso, riduce del 50% la pressione sul tallone e sulla zona dei metatarsi. Grazie a Callaghan Adaptation, i tuoi piedi tornano a sorridere. Migliora la tua salute camminando con Callaghan Adaptation. Sonanti, media musicali di Ernesto Giannotta. Il gusto che suona è Arti Sonanti. Piazza Vittorio Emanuele II, Catania. Telefono 095 35 23 711. Centro commerciale edile. Smontaggio amianto e bonifica sito. Linea vita. Sistemi anticaduta. Lavorazione ferro. Trasporto conto terzi. Materiale edile. Strada provinciale per San Giovanni Galermo, 167 A, Mister Bianco, Catania. Per sopralluoghi preventivi gratuiti, telefona 095 744 2740. Il tuo centro commerciale edile. www.ccedile.it. Baccalluzzo Eventi, la pirotecnica scenografica. Lo spettacolo si veste di oro solo da Baccalluzzo Eventi. Via Enrico Pantano 47, Catania. Telefono 095 715 0414. All the old paintings on the tomb, they do the sun dance, don't you know? If they move too quick.